Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo stati banditi dall'istituto, non ce l'ho fatta ragazzi, non sono riuscito a trattenermi e ho detto quello che pensavo a Sean per quanto riguarda lui, l'istituto, quello che sta facendo, eccetera, perché io continuo a essere dell'idea che anche i sintetici, pur non essendo umani, devono avere la loro scelta di vita, quindi se vogliono uscire ed essere liberi devono farlo ragazzi, devono essere liberi. Chi vuole restare all'istituto resta all'istituto, ma chi vuole uscire dovrebbe uscire liberamente, ma Sean non la pensa come noi e ci ha bandito dall'istituto, quindi purtroppo siamo punto a capo, non possiamo più accedere all'istituto e dobbiamo trovare un'altra soluzione. I Minutemen potrebbero aiutarci. Dunque torniamo un po' alle origini. Infatti qua, cioè, guardate Dogmeat quanto è bello e figo e caruccio. Sì, staremo un po' in compagnia di nuovo con Dogmeat. Gli ho dato anche un'armatura, un collare, così più cattivo e prepotente. Abbiamo un po' di cose da fare. Dobbiamo aiutare Coloni e dobbiamo parlare con Sturges, o come cacchio si chiama. Dovrebbe essere qua nei paraggi. Parliamo subito con lui e dobbiamo anche tornare da Virgil, perché la volta scorsa, tra le tante cose che abbiamo fatto, ho portato anche il siero a Virgil, se l'è iniettato senza pensarci due volte, e adesso dobbiamo andare a controllare per vedere come sta, cosa gli è successo. Ho qui un olonastro interessante, con la scansione completa della rete dell'istituto. Molto bene. Inizierò subito a esaminarlo per capire di che si tratta. Ci serve un modo per poterli attaccare. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Di sicuro non cadranno due volte nel tranello del teletrasporto. Ormai ci siamo giocati quella carta. Documento di rottami. Tutti i dati più importanti saranno sicuramente protetti. Quindi, prima di tutto, devo vedere se riesco a decifrarli. Una volta finito, li analizzerò. Così finalmente sapremo cosa abbiamo preso dal loro computer centrale. Molto bene. Quindi ci tocca aspettare. Abbiamo raggiunto il livello 40, ottimo. Nel frattempo dobbiamo aiutare i coloni, ragazzi. Quindi un po' di cosettine le dobbiamo fare, le dobbiamo fare. Parla con i coloni di questo posto, rinforzare i ranghi, dobbiamo reclutare altri insediamenti, che è appunto quello che faremo principalmente in questo episodio, ragazzi. Però prima io vorrei subito andare da Virgil, così ci togliamo... Allora, l'insediamento è questo, ma ci siamo già stati qua. Sì. Vabbè, non ci andiamo dopo, mo torniamo velocemente qua e vediamo un po' come sta Virgil. È tornato normale. Ciao. Ma grandissimo. Di qualche modifica, ma credo che possiamo considerare il mio siero un discreto successo. Era più bello prima, comunque. Incredibile. È incredibile. È un primo passo significativo, ma funziona soltanto su un unico ceppo di VF. Ci vorranno anni, forse decenni, per generalizzare la mia formula. Comunque, hai la mia gratitudine. Puoi usare liberamente il mio laboratorio e prendere questa roba se vuoi. Nel frattempo, ho parecchi esperimenti da fare, se vuoi scusarmi. Ah, quindi adesso possiamo prendere quello che ha qui. Beh, è l'acqua pulita, la prendiamo. Fai come se fossi a casa tua. Beh, sono contento che abbia funzionato. È stato un grande successo. Io temevo il peggio, veramente. Anche perché non... La prima volta
Non credo di avergli consegnato il siero, ragazzi. Forse non l'avevo trovato o addirittura lo avevo tenuto per me. Ma Dogmeat mi sa che non è venuto con noi, perché mi sono dimenticato, cioè gli ho dato l'armatura per cane, il collare, ma non gli ho detto di venire con me, ragazzi. Ma dove sta Dogmeat? Ho da affidarti un incarico un po' diverso da... Preston, dimmi. Sto cercando Dogmeat, è sparito, mo. Ehi. Ho da affidarti un incarico un po' diverso dal solito. I nostri ricognitori hanno trovato un buon posto per un nuovo insediamento. Una volta che avrai ripulito l'area, sistema un segnalatore radio per avvisare tutti i coloni. In poco tempo avremo una nuova fattoria al posto di una zona contaminata. Ci riprenderemo tutto il Commonwealth, pezzo dopo pezzo. Ok. Ma da dove è andato Dogmeat? Porca mia, vabbè, mi faccio una dormita, ragazzi, uscirà da qualche parte. Non lo so, ragazzi, non c'è Dogmeat. Uffa. Ti prego. Ho bisogno di restare un po' da solo. Allora, in realtà ci sarebbe un sistema per richiamare la gente. Oh, eccolo qui. Suona per adunare i coloni nelle vicinanze. Lo mettiamo qua. Beh, avvicinarsi stanno avvicinando, ragazzi, però non vedo comunque Dogmeat. La smetterò di lamentarmi quando non ci sarà più niente di cui lamentarsi. Prendertela per Marcy. Sta cercando di superare la perdita a modo suo. Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Non c'è. Io volevo stare un po' con lui. Gli ho dato anche l'armatura. Possiamo rimandare. Il collare. E invece è sparito. Andiamo da soli. A sto punto... Sì, perché Piper l'ho rimandata al castello, quindi sti cazzi. Andiamo da soli, dai. Salve. Aiutami, ti prego. Mia sorella è stata rapita. Da chi? Da Predoni. È il tuo giorno fortunato. Salvare le persone rapite è la mia specialità. Hanno detto che si faranno di nuovo vivi entro un paio di giorni per il riscatto. E che se non pago, la uccideranno. Ma io non ho tutti quei soldi. La riporterò indietro. Non temere. La riporterò indietro. Abbiamo chiesto aiuto ai Minutemen, ma non credevo che sarebbe arrivato davvero qualcuno. Riportala qui sana e salva, ok? Ok, ci penso io. Attenzione. Pure sintetici ci sta. Andiamo vicino, umano. Devoro carne.
Allora, questi sintetici sono quelli cattivi, quelli brutti e cattivi. Ma ci sono super mutanti qua. Scusa, ma... Bene. Fumare? Cos'è? Aspetta. E io dovrei pagare il riscatto a questi qui. Sembra strano, A parte che non hanno la minima intenzione di discutere. Eccola lì. Ti prego, devi aiutarmi. Non avere paura. Sono qui per salvarti. Oh, grazie al cielo. Andiamo. Non farti ammazzare, Andiamo via subito. Cos'è? Umano! Andiamoci bene. Oh, non svenire ora. A un passo dalla libertà. Io mi trasferisco, tu che fai? Ah, questo nel frattempo dorme beato. Dorme beato. Senti. Non so come ringraziarti per quello che hai fatto. Grazie ai Minutemen. Ricordatevi che è tutto merito dei Minutemen. Lo sappiamo. È per questo che abbiamo deciso di unirci a voi. Potete contare sul nostro aiuto in caso di bisogno.
Ok. Dobbiamo parlare con Preston, probabilmente, sì. Ma prima di tornare da lui, ragazzi, io direi di andare qua. Facciamo piazza pulita qui all'avamposto. Tra l'altro sono tutte zone... Che cazzo è successo? Cavolo, sto per crepare. Sono tutte zone già... Madonna! Vai a cagare. Ma perché esplodo malissimo? Ma che cavolo sono dei kamikaze questi? Oh me... Ah, è lui! Sto bastardo. Pezzo di merda. È ben imboscato, eh. Gli lanciamo qualche granata. Ragazzi. Niente di personale. Anzi sì, è fra te e me. Rifallo un'altra volta. Perché devono sempre contrattaccare? Vaffanculo, cos'hai finito le munizioni? Allora, costruiamo il segnalatore radio. Dai, devo andare qua. Aspettate. Perfetto. Infligge 5% di danni durante la notte. Bella. Per quanto riguarda il segnalatore radio, che non ricordo assolutamente come cavolo si faceva. Questo qua. Lo mettiamo qui. Vuole ovviamente energia. E abbiamo fatto. Possiamo tornare da Preston. Oh, Dogmit, sei tornato. Ehi. Ti stavo cercando dappertutto, veramente. Dogmit, andiamo, vieni. Forza, bello. Dobbiamo andare. Non è molto contento, eh. Andiamo. L'abbiamo disturbato. Era lì, bello tranquillo. Nella sua cuccetta. Ehi, Preston. Brutte notizie. L'istituto ha fatto una ricognizione al castello. Sembra si stiano preparando per un attacco massiccio. Oh, se cazzo. Riescono a distruggere il castello, saremo punto e a capo. Non possiamo permettere che accada di nuovo. Ho chiesto a tutti i Minutemen disponibili di radunarsi al castello. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Dobbiamo merda, che bastardi. Quindi Sean... ragazzi, ci vuole proprio annientare. Ho ripulito il posto che mi avevi detto e sistemato un segnalatore radio. È una notizia magnifica. Quando la gente avrà un posto dove vivere, ci aiuterà a difenderlo. Se ricevo richieste d'aiuto dagli insediamenti, ti avviso. Nel frattempo, dai una mano a chiunque ne abbia bisogno. Servirà ad aiutare la nostra causa. Senti, presto. Ho salvato la persona che era stata rapita. Ora abbiamo un altro insediamento dalla nostra parte. Bene. Un'altra vittoria per i Minutemen. Di questo passo, presto avremo tutto il Commonwealth dalla nostra parte. Ok, quindi vogliono attaccare il castello, ragazzi, ma abbiamo già completato... Sì. Dunque,
Non dobbiamo cercare altri coloni? Molto bene. Andiamo al castello, ragazzi. Arrivi. Ehi. Leila, arrivi giusto in tempo, generale. Stiamo per scoprire di che pasta sono fatti questi nuovi Minutemen. Abbiamo avvistato parecchi di quegli strani corvi dell'istituto curiosare in giro. Si stanno preparando ad attaccarci. Abbiamo arruolato dei volontari per rinforzare le nostre file. Vedremo come se la caveranno questi novellini in una vera battaglia. Dovremmo però migliorare le nostre difese prima che sia troppo tardi. Costruisci le difese. Vediamo quello che possiamo fare. Vabbè, una la piazziamo qua all'angolo, così piglia tutto il perimetro. Forse ne basta un'altra, eh. Ok. Difendi il castello. Mettiamo anche questo. Dai. Si tratta di un'esercitazione. Tutti i Minutemen disponibili nella zona sono invitati a convergere per unirsi ai rinforzi. Allora, mangiamoci una cosa al volo. In arrivo da South Boston. Dogmeat, sei pronto? Dobbiamo trovare uomini di scienza e centri di apprendimento. Sicuramente ce ne sono ancora. Occhio a dove mira! Arrivano! Cazzo. Chi ha indossato l'armatura? Dai, che li spacchiamo il culo a questi. Ah, anche i predatori ci stanno. Mi ha preso male. Perché la rappresentante del Voltex sta scappando? Ma ce l'ha con noi. Speravo fossi più sveglio. Merda. Facciamola finita.
Siamo al 30%, eh. Ragazzi, ho dovuto togliere le celle di fusione dalle armature perché le stavano tutti utilizzando e me le stanno rompendo, cavolo. Tutta la fatica che ho fatto per metterle bene, sistemarle. Cagare. Nick, dove sta il predatore di merda? Prendi questo. Ti ha preso bene. Ma io sto sparando a caso qua, non lo vedo. Avanti. Ok, è andato? Sì. Ho finito anche le munizioni. No, non Nick. Lo stronzo. Non riesco mica a beccarlo, eh. Vai, brucia! Yeah.
siamo al 90%. Grande. Siamo sistemati. È stata dura, ma sapevo che i minuti sarebbero stati all'altezza. L'opzione nucleare. Senti, è rimasto ancora qualcuno. Ah, si danno alla fuga, mo. Bastardi. Pessima mossa. Venite qui, lasciateli stare a quelli. Scommetto che l'istituto ci penserà due volte prima di stuzzicare di nuovo i Minutemen. Sì. Ho sentito dire che stai cercando un modo per fargliela pagare a quei topi di fogna. Spero lo troverai presto. Mi piacerebbe prenderli di nuovo a calci. Stavolta con l'altro piede. Credo che Preston volesse parlarti. Forse ha delle buone notizie. Lo spero. Hancock, tutto a posto? Preston. Ma Preston. Che cacchio? Preston. Allora, mi è rovinato l'armatura, eh. È il momento di reagire e attaccare l'istituto. Ho buone notizie per te. Sturges ha trovato il modo di introdursi nell'istituto. Possiamo sferrare un attacco quando vuoi. Pronti all'attacco? Bene. Prepara i Minutemen all'assalto, mentre io mi faccio dare i dettagli da Sturges. Ascoltate, agli ordini. L'istituto credeva di poterci mettere i piedi in testa, ma noi gli abbiamo dimostrato il contrario. La prossima volta ricambieremo il favore e vedremo se apprezzeranno. Abbiamo perso delle persone in gamba oggi. Vi chiederete perché siete sopravvissuti, mentre altri invece sono morti. Mi dispiace, ma non ho una risposta. Posso solo dirvi che sta a voi far sì che il loro sacrificio non sia stato vano. Ma non c'è tempo per piangere i morti o per godersi la vittoria. Siamo i Minutemen, cazzo! E questo significa che dobbiamo farci trovare sempre pronti per la prossima battaglia. Torniamo al lavoro, gente! Bel discorso. Allora, ragazzi, l'opzione nucleare, parla con... ci parliamo subito. La battaglia per la gente del Commonwealth. Abbiamo sconfitto e costretto alla ritirata le forze dell'istituto. Il castello è ancora territorio... Oppure aspettiamo, ragazzi, perché se... probabilmente se attacchiamo l'istituto poi arriveremo alla fine. Come già detto prima del gran finale, volevo dedicarmi a queste missioni che ci ha sbloccato con l'aggiornamento Next Gen, quindi nei prossimi episodi faremo queste missioni qui. A parte questa che deve... quella di...
di Pam. Magari andiamo a fare questa adesso, proprio al volo, così ce la leviamo da mezzo. Ci potrebbe stare. Allora. Ma mi dice di uscire, ma in realtà sta sopra, ragazzi. Io come faccio ad arrivare da qui, probabilmente? Secondo piano. Cos'è? Mi indica sotto, mo, ragazzi, che due coglioni. Sta là. Speriamo che ci sia una taglia su di te. Ok, ce l'ho fatta. E siamo rientrati dove eravamo prima, però. Vi giuro che perdo più tempo facendo ste cazzo di missioni che altro, eh. Oh. Il tutto? Per due cagate. Vabbè, torniamo da Pam. Spero che non ci debba mandare da qualche altra parte. Ah, non posso viaggiare rapidamente da questa posizione. Che palle. Controlliamo un attimo qui, magari c'è qualcosa di utile, anche se non credo. Pare che Diamond City sia sotto il controllo dell'opposizione. Allora, Pam, è stata una faticaccia. La variabile ribelle confermata. Aggiornamento. Tre diverse fonti confermano la presenza di predatori attivi. Analisi completata in base ad attività, coordinate e sospetta destinazione dei bersagli. Conclusione. L'istituto sta puntando attivamente alle risorse dei Railroad. Soluzione temporanea. Sventare qualsiasi minaccia rappresentata dai predatori. Ok. Mi sembra logico. I circuiti logici dell'unità funzionano correttamente. Il bersaglio definito Predatore Alfa è in un luogo presidiato da sintetici di vecchia generazione. Eliminare la variabile Predatore senza lasciare superstiti. Fine conversazione. Elimina il Predatore. Pam, senti, Pam, però... Nel deposito della DIA. Ricompensa elargita. A posto.
Vabbè, andremo ad eliminare questo predatore al prossimo episodio, ragazzi. Devo fare provviste di munizioni, quello che posso fare. Trasportiamo anche troppo peso e non so il perché, visto che magari abbiamo raccolto qualcosa. No, materiali non ne abbiamo. Provviste, forse abbiamo... Però le provviste non pesano, quindi... Ah, sì, in realtà pesano. Il gilet, buttalo via, che cazzo me ne faccio del gilet. Pistola istituto, via. Mitragliatrice, via. E boh. E ragazzi, allora... Sì, mi devo riorganizzare un attimo e poi al prossimo episodio... inizieremo a fare queste missioni qua. Allora, l'opzione nucleare la togliamo per il momento. Partiremo probabilmente, vabbè, magari andiamo ad eliminare il predatore, oppure partiamo direttamente da questa missione, Acque Torbide, raggiungi questo luogo. E pian pianino le facciamo tutte, ragazzi, prima di attaccare l'istituto. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!